sfondo oramai lo conoscete. Tra l'altro, approfittiamo del video per dirlo, se volete vedere più di questo sfondo potete andare sul suo canale. Se riesco vi faccio comparire il link sulla sua faccia direttamente. Non credo si possa più adesso. Forse non si può più, non lo so. Comunque lo trovate qua sotto nell'info box, lo cercate col suo nome e il suo cognome e risolvete ogni problema. Oggi, come avete letto nel titolo e come vi avevamo anticipato, siamo qui per parlare di un altro attesissimo premio letterario su cui noi puntavamo molto, dobbiamo dirlo. I candidati ci sembravano interessanti. Sì, e poi il Campiello tendenzialmente, anche l'anno scorso io avevo letto, non tutti e cinque, ma avevo letto il primo e il secondo, il vincitore e il secondo classificato, e tutto sommato li avevo apprezzati, quindi quest'anno abbiamo detto, why not? E ci siamo imbarcati in questa vicenda. Li nominiamo molto velocemente. Il primo e unico acquistato, perché all'alba dei 30 inizio ad avere un'idea di che cosa potrebbe piacermi e che cosa no. Qualcosa sui Lehman, Stefano Massini, penso si pronunci così, Mondadori. Prego. Tutti gli altri che non abbiamo acquistato, come biblioteca, potete vincere, li abbiamo presi in biblioteca. Tra l'altro un ode alla Biblioteca Civica di Verona, perché è sempre molto fornita anche di titoli appena usciti con più di una copia. Dell'Arminuta ci sono ben 8 copie, quindi non male. L'Arminuta, il candidato Einaudi, Donatella di Pietro Antonio. Altro candidato Einaudi, ebbene sì, Alessandra Sarchi, La notte alla mia voce. Stile libero, Einaudi stile libero. Ok, sì, due collane diverse, stessa casa editrice. Il candidato della nave di Teseo, Mauro Kovacic, La città interiore. E ultimo, il candidato Marsilio, La ragazza selvaggia, Laura Pugno. Ora, cominciamo col dire cosa ho letto. Allora, io ho letto il candidato, li ho letti tutti praticamente, sono a metà dell'Arminuta, che è l'unico che non ho terminato, ma di cui mi sono già fatta più o meno un'idea. Io ho letto l'Arminuta e i Lehman. Ok. Ho fatto una scelta drastica, una selezione drastica. Cominciamo. In aggiunta ho letto anche il vincitore del premio Campiello Giovani, che è Francesca Manfredi, Un buon posto dove stare, che è una raccolta di racconti. La nave di Teseo. Sì, pubblicato La nave di Teseo. È il primo libro di Francesca Manfredi, che è una ex studentessa della scuola Holden, la scuola di scrittura fondata da Alessandro Baricco, e attualmente insegna alla scuola Holden. È un libro molto bello che mi è piaciuto molto. Io sono un amante dei racconti, quindi ero anche predisposto verso questo libro. Però i racconti degli scrittori italiani di solito li trovo sempre un po' artificiosi. Invece in questo caso questa raccolta segue un filo conduttore, che è quello della casa. E declinata in varie accezioni, possiamo dire. Sono scritti molto bene, molto asciutti e sono molto brevi, che è quello che mi piace nei racconti. Certo, per nominarvi anche il fatto che A, esiste il Campiello Giovani, B, questo è il vincitore, C, se vi piacciono i racconti, questa può essere un'opzione. Brevemente vi parlo dei tre libri che lui non ha letto e che dopo aver letto, secondo me, non si giocano il premio. Dopo, parlando dei due che secondo noi sono i papabili candidati, andiamo magari a spiegarvi perché, cioè come abbiamo pensato a questa cosa. Tenete presente che io con i premi letterari non ci azzecco mai, quindi non è detto. Però non abbiamo detto che il Campiello lo assegneranno il 9 settembre. Sì. Dunque, cominciamo col primo che ho letto. Io ho cominciato con La ragazza selvaggia di Laura Pugno, il candidato Marsilio. 16,50€ prezzo di copertina, un romanzo che si ambienta nel centro Italia, si apre con una ricercatrice che vive da qualche anno oramai isolata all'interno di un bosco del centro Italia, lontana da un paesino che una volta era abitato ma che ora è stato totalmente abbandonato e tutti gli abitanti sono andati a vivere e lavorare in città. Paesino che lei conosceva molto bene perché una volta rimasta sola
è andata a vivere lì con una zia, quindi è il posto della sua infanzia. Lei studia, non so più se biologia o comunque scienze naturalistiche, stanno conducendo delle ricerche e si è candidata per seguire le ricerche in loco. Una sera si imbatte in quella che è sempre stata una figura un po' mitologica di quei boschi, che lei sta tenendo d'occhio segretamente da almeno un anno. Nel paese arriva una famiglia di industriali piuttosto ricchi che, non potendo avere figli propri, hanno adottato, come si faceva negli anni del post Chernobyl, due bambine ucraine, gemelle. E dopo una serie di vicissitudini, una delle due bambine si è persa nel bosco e non è mai più stata ritrovata. Ovviamente intuiamo subito che la ragazza ritrovata allo stato brado e selvaggio nel bosco è Dasha, la gemella mancante. Si gioca moltissimo chiaramente sulla vena leggermente noir, nel senso che andremo a scoprire che cosa è successo, perché la ragazza si è persa, se davvero si è persa o se è stata abbandonata, insomma ci sono tutta una serie di congetture, e si gioca moltissimo sul rapporto tra i gemelli, il doppio, e insomma è un, chiamiamolo, non è un thriller, anche se c'è una vena di mistero che aleggia un po' su questa, forse è il più thriller, su questa vicenda. Sì, direi che è il più thriller, assolutamente sì. Perché secondo me non vincerà? Perché non ha lo spessore, senza nulla togliere, perché è scritto bene e si legge piacevolmente. Per essere un thriller noir non è male, ma secondo me per vincere un premio come il Campiello ci vuole un pochino più di ciccia sotto, ecco, per dirla proprio... Più autoriale, più letterale. Sì, una cosa con un contenuto un po' più profondo della saga thriller, però... Non è male. Secondo libro che secondo me non potrebbe vincere il Campiello è Il candidato di Einaudi, stile libero, ovvero La notte alla mia voce di Alessandra Sarechi, che a differenza della ragazza selvaggia ha un substrato di contenuto ed è anche uno di quei contenuti che acchiappano parecchio. Perché? Perché la storia è quella di una donna, di una giovane donna sposata con una figlia piccola che in seguito a un incidente in auto ha perso l'uso delle gambe. Questo è il suo racconto in prima persona di come vive la sua nuova vita, perché ha vissuto l'incidente come una netta cesura, quella che era prima e quella che sarà da ora in poi. Deve imparare ad accettarsi, imparare ad accettare il suo nuovo corpo e la sua nuova vita, una nuova identità. Lo fa attraverso un incontro con quella che viene definita la donna gatto, che altri non è se non una ragazza molto più giovane di lei, che affronta il trauma dell'aver perso una gamba addirittura, oltre che di essere sulla sedia a rotelle, in maniera molto più aggressiva, almeno in maniera a una prima occhiata, in maniera superficiale. Un libro che non mi è dispiaciuto, anche se sicuramente non rientra tra i miei preferiti, è scritto bene, non si può dire nulla, ha sotto quella tematica che potrebbe un pochino attirare, c'è la tematica psicologica, la tematica di riflessione personale e di crescita, lui si gira perché c'è Gregorio che passa avanti e dietro in corridoio ovviamente, però non lo so, anche qui mi è mancato un pochino di fondo, l'ho trovato... Passatemi il termine, un pochino superficiale, nel senso che è molto breve e il pregio è che si fa leggere molto rapidamente essendo così breve e forse andando ad indugiare di più sarebbe diventato veramente difficile da leggere, però forse si è scavato un po' poco nell'interiorità pur andando a trattare di temi nettamente e prettamente psicologici. Ultimo candidato che sicuramente non si può definire superficiale e sicuramente non si può definire leggero è Mauro Kovacic con La città interiore. Questo è un pastiche letterario, nel senso che mescola il memoir e quindi quello che è il ricordo, il racconto della vita della famiglia Kovacic dall'Istria a Trieste, negli anni quindi già dall'impero asburgico si cita qui, ma soprattutto in quello che è il periodo di Tito, il dopoguerra, la seconda guerra mondiale e tutta la diatriba territoriale vissuta dall'Istria, vista dal punto di vista degli italiani che hanno scelto di abbandonare l'Istria per Trieste,
inframmezzato a questo però ci sono racconti di altri grandi personaggi della città, grandi nomi della politica e dell'industria di Trieste, e ovviamente non si può parlare di Trieste senza parlare di due capisaldi della letteratura mondiale, e quindi Italo Svevo e James Joyce, che ovviamente hanno abitato la città, ne hanno parlato. Non mi ha convinto Kovacic perché è molto specialistico. Il continuare a mescolare i punti di vista, il sfalsare i piani temporali e anche il raccontare un po' la storia della famiglia, un po' i personaggi, un po' la politica, un po' la letteratura, continuando a intramezzare i vari capitoli, diventa veramente un po' spaesante, ci si perde un po' in questa cosa, che forse voleva anche essere l'obiettivo, voleva raccontarci la mescolanza, l'incertezza dell'identità di questa zona. Però non è riuscito a catturarmi. In questo vortice mi sono sentita un po' spersa, nonostante io, senza nessun ombra di presunzione, la parte letteraria di cui parla lui la conosca abbastanza bene, però già pur conoscendo bene quella mi spiazzava quando poi iniziava a parlare degli industriali, dei politici, della storia della città, la storia dell'Istria, diventava un po' complicato. Quindi potrebbe essere un candidato? Potrebbe, assolutamente. È il mio preferito tra i cinque? Decisamente no. Allora, l'art minute di Donatella di Pietrantonio e Naudi Super Coralli. Allora, la storia è facile, praticamente c'è questa. Cominciamo dal titolo, perché io mi sono chiesta fino a metà del libro che cosa significasse l'art minute. E io la copertina non la leggo. Allora, l'art minute vuol dire la ritornata. Ah. La protagonista è una ragazzina che all'inizio del libro viene portata da quello che lei riteneva essere suo padre dai suoi veri genitori, diciamo, e scoprendo quindi che le persone con cui aveva vissuto fino adesso non erano i suoi genitori, ma erano non proprio degli zii, dei lontani cugini. Una strana relazione familiare assimilabile al ruolo di cugino. Sì, però, erano dei lontani cugini. Proprio cugino, com'è che li chiamano? Vabbè, dei lontani cugini. Lei viveva in una cittadina, non una grossa città da quello che si capisce, non viene specificato, però comunque da una città, e invece va a vivere in un... una casa lontana dalla vita. E con diversi fratelli, sorelle... Non ci ha ben specificato quanti. No, sì, ma non si capisce bene comunque. E con questi genitori di cui lei non aveva mai visto. E che chiama spesso mamma, cioè la madre del paese, la madre della città, le distingue. Vabbè, la storia è questa, non c'è molto di più, ma può anche andare bene. Non è tanto la storia il problema, o almeno quello che ho riscontrato io come problema. Faccio un excursus. Nel 1996, J-Ax, l'unico J-Ax che vale la pena di citare, in un testo post-apocalittico, distopico, intitolato 2030, diceva musica innocua dopo il collaudo. Questa è letteratura innocua dopo il collaudo, ed è quello che sta facendo Einaudi negli ultimi 2-3 anni. E questo libro è identico alle 8 montagne di Paolo Cognetti da questo punto di vista. È un progetto editoriale, non è un libro. O forse era un libro ed è stato trasformato dagli editori Einaudi in un prodotto editoriale. Perché di letterario non ha assolutamente nulla. Di intrattenitivo, men che mai, perché comunque è autore, questa è letteratura, quindi... Struggimento. E non può avere nulla di intrattenitivo. E ancora in Italia si fa questa differenza tra letteratura di intrattenimento e letteratura autoriale da premio. E si sbaglia, si continua a sbagliare, non guardando che all'estero invece la parte intrattenitiva è lo strato più esterno per far tenere il lettore attaccato e per passare dei contenuti, ma in Italia questo non viene capito, ma intenzionalmente per volontà, per rendere
qualche cosa più elitario, ma in realtà non c'è niente di elitario, perché qui non c'è contenuto, non c'è una critica sociale, non c'è un'opinione politica, non c'è nulla. È un libro abbastanza inutile, un libro che non si capisce da quale fosse l'idea dell'autrice, che cosa volesse passare, perché poi è un'autrice che fa altro nella vita, fa la dentista pediatrica, che ha scritto 3 libri nella sua vita, nonostante sia abbastanza in là con gli anni, e quindi mi chiedo, se passano così tanti anni da un libro all'altro e non ha comunque nulla da dire, perché allora Einaudi deve puntare così tanto su questo libro, con recensioni sperticate su testate e su riviste? Molto interessante. Mi trovo in difficoltà a ribattere a lui, non tanto, ne ho letto metà, ma già da questa metà ho percepito che non fosse la trama la cosa importante, come no, diceva lei prima, nel senso che a livello di trama, chiaramente, quindi mi sento di poter esprimere un'opinione, e l'opinione è: sono contenta di averlo preso in biblioteca, perché ancora l'adolescente tormentata che viene strappata non si sa per quale motivo dalle braccia di una famiglia ricca, agiata, in cui lei faceva la bella vita, andava a danza, perché chiaramente le brave ragazze che vivono sulla villetta a riva al mare vanno a danza, sono brave a scuola, hanno l'amica del corpo, si scambiano le confidenze. Era la madre del paese e la madre del mare. Sì, certo, perché lei andava in questa scuola e aveva l'amica con cui si comprava il costume uguale coi fiocchetti, viene catapultata in questa realtà dove sono tutti brutti, cattivi, si mangia male, vi dormono tutti in una sola stanza, i fratelli più grandi non vanno a scuola perché devono lavorare, e la mamma è scorbutica, c'ha questo bambino. Non parlano italiano corretto, parlano solo dialetto, lei viene emarginata perché è l'arminuta, quella che è tornata a casa. Io poi lo dico in dialetto napoletano perché no, è l'unico che conosco, ma in realtà credo. Penso che sia più verso l'Abruzzo, perché lei è l'autrice abruzzese, che è una, però l'idea che mi sono fatta io è proprio quella, no? Un po'... non lo so, mi ha ricordato, tra l'altro, no, mi ha ricordato una cosa, una brutta copia dell'amica geniale, che in certi punti ricordava questa cosa, nel senso che chi ha letto la tetralogia della Ferrante sa che a un certo punto una delle due emerge dalla realtà di Borgata e quando torna vede nettamente la differenza tra quello che era e quello che è, ma l'occhio della Ferrante è decisamente più autoriale, sì, perdonami, no, pur essendo più certo, di intrattenimento, comunica molto di più che non con la mera... Ma non è un questione... Cioè, utilizza una storia che sia un minimo intrattenitiva, anzi... Esatto, molto intrattenitiva perché è davvero piacevole. Per passare dei contenuti. Qui non c'è né l'intrattenimento né il contenuto. Qua ci sono gli zingari che rubano nelle case, sì, i giostrai che sono attacciati di essere mala gente perché sono zingari. Cioè, direi, è la sagra del luogo comune. Nel 2017 ancora con la dicotomia città campagna. E poi ancora con la dicotomia che le ragazze, 1600. Le brave ragazze sono ricche, vanno al liceo, vanno al mare, hanno l'ombrellone in prima fila, hanno lo stabilimento che le conosce, basta, per me enough. Però è uno dei candidati. Ma comunque è fisiologico, e qua non c'è scritto quanti anni ha di Pietro Antonio, ma è fisiologico dell'età della scrittrice. Ah, non c'è scritto. No, non c'è scritto. E che comunque io ho guardato qualche giorno fa e... mi sembra sui 60 anni. Quindi, perché? Cioè, perché candidare questo? Questo comunque era anche il concorrente in casa di Cognetti per lo Strega. Quindi, e cioè, tra l'altro, nato quindi da uno stesso progetto. Sì. Ma la cosa che più mi fa arrabbiare, perdonatemi, è che probabilmente la fascetta la prende questo. Perché è molto più facile che venda un libro così piuttosto che venda questo. Di cui andiamo a parlare subito. Questione di mole. Questo è il libro che, secondo me, anche secondo me, dovrebbe vincere. Ma dovrebbe vincere a mani basse. L'unico col quale potrebbe giocarsela da un punto di vista di contenuti, secondo me, è Kovacic. Che però ha peccato nella forma. Nel senso che Massini, anche se non è decisamente... scarno, è decisamente più intrattenitivo, più piacevole da leggere, più di compagnia della città interiore.
Allora, io faccio la presentazione e poi tu ci dai la tua idea del libro. Fascetta fastidiosa. Qualcosa sui Lehman. Qualcosa sui Lehman, edito Mondadori, sono 770 pagine ed è un romanzo ballata. Perché romanzo ballata? Perché lo vedete, è scritto sotto forma grafica, penso di sì, se non lo vedete vi faccio comparire uno screenshot, sotto forma grafica di ballata, ma non è in rima, è assolutamente in prosa. A livello stilistico che cosa ha regalato a Massini la forma della ballata? La possibilità di essere scarno, ovvero di non sentirsi in dovere di indulgere troppo in descrizioni o in paragrafi che potevano servire al lettore a immaginarsi magari la scena, ma che avrebbero appesantito inutilmente quello che è il filo narrativo. Perché qui il filo narrativo c'è, la storia c'è, ed è una storia vera, perché è la storia di Lehman Brothers. Lehman Brothers che è diventata, vabbè, in teoria chi segue un pochino il mondo dell'economia e della finanza dovrebbe sapere chi è Lehman Brothers. È salita, è stata conosciuta in Italia prevalentemente negli ultimi anni perché nel 2008 è stato uno degli enti finanziari che ha subito il crack della borsa di Wall Street in maniera devastante, cioè è fallita ed ha chiuso, è stata acquisita da American Express. Però cosa fa Massini? Non fa un saggio economico. Non gli interessa neanche tanto raccontarci i processi di Lehman Brothers, cioè come funzionava. Ci racconta la storia della famiglia, un romanzo familiare, una storia corale. Perché corale? Questo non lo vedrete mai, però ci provo a farvelo vedere. Perché la prima cosa che Massini inserisce è un albero genealogico dei maschi della famiglia Lehman, che sono tantissimi. Noi seguiamo le vicende della famiglia dal 1835, quando il primo dei Lehman, Harry, parte da Rimpar, un piccolo paese della Baviera, figlio di un imprenditore agricolo, quindi di un commerciante di bestiame, e sbarca a New York in cerca di fortuna contro il parere del padre. Da New York Harry in pochissimo tempo capirà che New York non è ancora pronta per quello, non è il suo ambiente giusto, si sposta in Alabama e in Alabama inizia a commerciare cotone. Da lì la famiglia Lehman per oltre 150 anni ha seguito le sorti dell'economia mondiale, passando da il cotone, il caffè, il carbone, le ferrovie, il televisore, il cinema, gli aerei, le macchine, tutto quello che è. In questo modo Massini quindi ci racconta anche il Novecento, certo, la storia del Novecento, oltre che la storia di Lehman Brothers, e la cosa bella è che lo fa con i passaggi generazionali, quindi ogni tot pagine uno dei Lehman muore e gli succede il figlio che porta avanti la società, società che poi arriverà a quotarsi in borsa. E ma anche lì Massini non indulge mai sull'aspetto finanziario. Il crack è raccontato dal punto di vista di come l'hanno vissuta le persone e non la società, quindi è una storia di persone che però ci insegna qualcosa. Ho scoperto leggendo ieri sera delle recensioni che era un'opera teatrale, è stata studiata come opera teatrale e sarebbe secondo me stato bellissimo vederla perché è veramente bella. Lo stile rapido, proprio perché non ci sono paragrafi troppo lunghi, non indulge in spiegazioni, immediato. Tra l'altro sfrutta la musicalità della lingua, il gioco sul fatto che loro sono ebrei, quindi i titoli dei paragrafi richiamano i nomi dei patriarchi e c'è una similitudine tra quello che è la vicenda biblica del patriarca e quello che è. Vi faccio un esempio, dopo il crollo del 29 il capitolo si chiama Noah e quindi Noè, perché bisogna costruire un'arca e traghettare la banca fuori dalla crisi. Questo è solo l'esempio più lampante. È un testo che si legge, nonostante sia così corposo, in maniera estremamente piacevole, in maniera estremamente rapida. Ci sono anche degli inserti di graphic novel, proprio perché lo stile si evolve con i personaggi e con il passare del Novecento. Io ve lo consiglio, cioè se non lo avete letto, siete intimoriti dalla mole, avete paura, questo non può essere un motivo. Leggetelo, questo è probabilmente il motivo per cui drammaticamente potrebbe essere escluso dal premio, però sinceramente, piuttosto che leggere 10 volumi come l'Arminuta, leggetevi uno di questi. Vai! Ma allora, hai detto quasi tutto tu. Sicuramente Massini, arrivando dal teatro,
ci sono varie componenti qua dentro, perché c'è la componente del romanzo familiare classico, della saga classica. Tanto amore. Quindi con tutti i figli, le mogli, gli intrecci, tutto però calcolato bene, senza andare troppo nel dettaglio né essere troppo superficiale. C'è comunque sia nello stile che nel ritmo qualcosa che mi ha ricordato anche l'epica. È vero. Quindi sì. Una cosa un po' alla Omero, se possiamo dire, sì, ai miti greci. Si vede, visto che l'hai detto, si vede che è fatto per essere letto ad alta voce. Esatto. Cioè ti ricorda proprio questo tipo di lettura, no? E forse è quello, è la vena teatrale, esatto, sua sicuramente, che viene fuori. Sì, è un'epica familiare. C'è, come hai detto tu, diversi inserti anche un po' postmoderni, queste scritte più grandi, scritte più piccole. Quindi c'è anche un gioco col lettore. Poi per esempio c'è il capitolo quando iniziano ad andare di moda i quiz televisivi. Esatto. Allora c'è il capitolo in cui il sogno, sogno è un quiz televisivo. C'è una grandissima ironia. Sì, esatto. E c'è una grandissima ironia. Si ride moltissimo. Perché praticamente secondo me Massini fa un'operazione un po' come Zemeckis aveva fatto con Forrest Gump. Cioè lui prende questi personaggi... E che sono realmente esistiti, però in questo caso, però credo i romanzi completi, cioè il fa di una persona un personaggio. Esatto. E li attraverso la sua storia ripercorre la storia dell'America. Cioè, quindi come Forrest Gump incontrava Elvis, incontrava John Lennon, incontrava questi personaggi, anche loro attraverso certo. il tempo succede di tutto, tutto Ma, quello certo. che è successo all'America, quindi se c'è una guerra, se c'è una moda e Ma questa sì, è un'operazione King molto Kong, interessante. C'è cioè King Kong, c'è Via col Vento, incontrano Henry Ford esatto. e la sua Model T, cioè è molto bello. E infatti penso che questo libro sia molto, potrebbe essere apprezzato molto anche dagli americani, credo sì. che sia, non so perché l'opera teatrale mi sembra che fosse anche, non lo so se è stato tradotto, però è un libro che strizza molto l'occhio. Lo spettacolo si chiama tra l'altro Lehman Trilogy ed è tradotto in 15 lingue. Verrà diretto dal premio Oscar Sam Mendes per il Royal National di Londra. Cioè, l'opera teatrale, io sarei curiosa se sì. adesso mi metto a spulciare, se la troviamo vado a vederla. Il nostro favorito. Leggetelo. Oltre che il nostro favorito per il premio, un consiglio spassionato, leggetelo. Bene, questo è tutto anche per questo video fiume. Fateci sapere se avete letto uno di questi 6 libri, qual è il vostro candidato ideale al campiello, se la pensate come noi, se non la pensate come noi, come sempre qua sotto nei commenti vi rispondiamo entrambi super volentieri. Rimaniamo quindi in attesa di sapere chi vincerà l'ambitissima fascetta.